Esclusivo cocktail party mercoledì 31 maggio 2017 presso l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte a Palazzo Venezia, Piazza San Marco, per celebrare i 20 anni di attività dello studio Architettura Zaccutti. Architetto Giorgio Zaccutti, alcune domande. Buonasera, buonasera architetto, oggi è una giornata speciale per lei, i 20 anni della sua carriera qui in questo posto magnifico, veramente aderente alla sua professione. Sì, assolutamente, perché io diciamo a tempo perso insegno anche storia dell'architettura e quindi questo posto ha un humus molto particolare. Detto questo, sì, sono 20 anni che ho aperto questo studio, sono di più da che lavoro e ho fatto il mio tirocinio per cercare di imparare sia a progettare che a realizzare e a capire come si fanno queste cose. Questi 20 anni sono stati molto belli, molto proficui, nonostante alti e bassi dell'economia mondiale. Noi non c'è stato un giorno che non abbiamo mai lavorato, perché la filosofia dello studio, che è poi la mia, è quella di essere un architetto a 360 gradi, di occuparsi di tutto, dalla pratica catastale al grattacielo. E questo ci ha permesso non solo di vivere, ma anche di avere un know-how molto molto ampio, di volta in volta affiancato a persone che hanno delle specialità, delle specifiche proprio professionali, abbiamo acquisito il loro know-how e siamo cresciuti come studio. E adesso siamo un piccolo medio studio che si occupa di tante cose, sia dal restauro che dalla ristrutturazione, dalle pratiche catastali, dalle perizie, da un po' di tutto. Non solo a Roma? Non solo a Roma, in tutta Italia. Abbiamo lavorato in Europa, a Berlino, soprattutto in Germania varie volte, e anche in Francia e anche fuori dall'Europa e in America, e anche in Mozambico abbiamo fatto una cosa per la FIVOL, che è una fondazione di volontariato, dove abbiamo fatto una scuola. Insomma, dove ci chiamano noi andiamo, non abbiamo nessun tipo di problema. Qualche palazzo particolarmente avveniristico? Qualche palazzo abbiamo, per quanto mi riguarda, abbiamo fatto una palazzina via Misurina qualche anno fa, molto, devo dire, molto suggestiva, dove ci sono delle foto lì. E poi io sono anche figlio, devo dare questo, di mio padre, l'architetto Carlo Zaccutti, che stava insieme a studio con Luigi Moretti, ha fatto, mio padre, il progettista della Banca Popolare di Milano a Piazzale Flaminio, dell'Hotel Villa Carpegna a Vella Panfera, quindi siamo figlio d'arte, figlio, mio padre è irraggiungibile, però cerchiamo di darci da fare. Senta, dunque lo studio dov'è? A Via Colla di Rienzo, nella zona una delle zone più belle di Roma, la zona Prati, proprio vicino alle mura vaticane. Da sempre siamo stati lì, saremo sempre lì e poi speriamo di festeggiare i prossimi 20 anni. Comunque adesso una domanda un po' maliziosa, ma l'architetto naturalmente si può anche interessare di edilizia popolare? No, assolutamente, ma non solo di edilizia popolare, noi facciamo, ma il mio parco clienti, il nostro parco clienti, lo studio, è variegato da tutti i punti di vista, anche perché noi, il professionista è proprio quello che deve trattare con i principi e con il nella stessa identica maniera, quindi qualsiasi cosa, questo è un must della mia filosofia. Infatti noi facciamo, io mi ricordo ancora, non mi vergogno di dirlo, di aver fatto perizie per banche per 100 euro, mi hanno chiamato anche per appendere i quadri, io ho appeso i quadri. Allora, non è il caso di cominciare un po' a rilanciare l'edilizia popolare, visto che c'è questa necessità di case per tanta gente? Assolutamente sì, anche perché ci sono miliardi di soldi buttati e ci sono tante migliaia di case occupate, dove la gente distrugge quello che trova. Mentre una politica della casa in una determinata maniera sarebbe ideale e darebbe lavoro non solo a tanta gente, tanti tecnici. Quindi uno dei punti basilari di un qualunque governo venga dovrebbe essere anche la politica della casa. Ma assolutamente, penso si sta già facendo qualche cosa, ma sarebbe, insieme al turismo, la politica della casa muove il mercato, l'edilizia muove la vita, perché se l'operaio il muratore può, lavora e può comprarsi la maglietta per la figlia via Colà di Rienzo, l'economia gira.
Quindi l'edilizia purtroppo è il punto di partenza di tutta un'economia, secondo me. Allora lanciamolo questo messaggio. Politici del futuro, qualunque governo venga, mi raccomando, pensate che la politica della casa può far bene sia alla povera gente, sia a tutte le istituzioni e soprattutto allo Stato. Assolutamente sì. E agli architetti. Ma certo, architetti, geometri, ingegneri, anche perché città come Roma, come Firenze, in Italia soprattutto, il discorso della ristrutturazione è fondamentale, visto che di costruire di nuovo si può fare poco, ma abbiamo un patrimonio che deve essere restaurato, rivalutato, e quindi è molto importante questa cosa. Allora speriamo che con questo la disoccupazione possa abbassarsi. Assolutamente sì. Grazie, grazie e tanti auguri per altri 20 anni. Grazie, speriamo, grazie. Al prossimo evento ci vediamo.